qui a Palazzo Jung a Palermo, in via Lincoln, perché tra breve inaugurerò la Biennale di Sicilia 2019-2020. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di tenere in alto la nostra cultura e la dignità della nostra amata terra di Sicilia. La Biennale si intitolerà Arti figurative ed astratte contemporanee. Io sono Chiara Fici e rappresento il Globus Network per tutta la Sicilia occidentale, radio, TV, canale 819, Globus online www.globusmagazine.it e abbiamo sedi giornalistiche in ogni parte del mondo, anche a Hawaii, a Rio de Janeiro, i trasmettitori partono a Catania. Abbiamo sedi anche a Palermo, Milano, Trieste, Triveneto. Io mi interesso di arte e di cultura. Sono inviata dunque del Globus di Figerazzi Oggi e di Sicil Med TV. Ringrazio il presidente Mimmo Bessone ed il server Franco Bellanca, nonché Camillo Andretta, il fotografo. Senza di loro l'evento non sarebbe stato lo stesso. Altresì ringraziamo la dottoressa Rosa Saladino, dirigente dell'area metropolitana della città di Palermo, Siciliando, Piera Maria Loiacono, la dottoressa e segretario del Partito Democrazia e Costituzione, Salvatore Cangelosi, segretario provinciale, Circolo Fotografico Immagine, Unione Italiana Fotoamatori, Enoteca Barone, Smile Travel. L'Enoteca Barone è un'enoteca storica dal 1957, via Alessio Di Giovanni 29 a Palermo. Smile Travel, agenzia di viaggi via del Bersagliere 27, Palermo, è una delle migliori agenzie di viaggi di Palermo. E i proprietari sono Andrea Arena e Denza Calascibetta. Ringraziamo Filippo Loiacono, che è un pittore ed un opinion leader, e altresì il maestro Giovanna Pia Ferrara, che è un grande maestro di orchestra, nonché una violinista pluripremiata, e Noemi Roccaforte, una giovanissima violinista, che si esibiranno al violino per la gioia di noi tutti. Ringrazio altresì Anita Vitrano, che è una poetessa pluripremiata, che ci leggerà una poesia sulla nostra amata terra di Sicilia. L'Associazione Agricoltori Riuniti sarà presente questo pomeriggio con il loro delegato Agostino Cascio. Sarà presente il campione europeo di freccette, vanto della nostra Sicilia, che si chiama William Viviano, nonché il regista ed attore Alfredo Libassi. Ringraziamo Gabriele Montera e Claudia Trippi, che sono rispettivamente il presidente e il vicepresidente dell'associazione Una lotta per la vita, ONLUS. Ringraziamo la presenza di Alessandro Petrillo e Rosalba Greco, tutte e due siciliani palermitani, che sono precisamente uno chef internazionale e una pasticcera pluripremiata. E Dulcis in fundo, il direttore della Biennale di Sicilia sezione pittori, Mauri Lucchese, il direttore della Biennale di Sicilia sezione fotografi, Giovanni Artale, e io, che sono Chiara Fici, sono la direttrice artistica delle performance musicali, nonché la regista e la presentatrice. Grazie a tutti, viva la Sicilia! Ho qui accanto a me il direttore della Biennale di Sicilia, Mauri Lucchese, che è uno storico della nostra amata terra di Sicilia, in modo particolare della nostra amata Palermo, è uno scrittore e lui stesso è un pittore. Allora, la prima Biennale si è svolta a Palazzo dei Conti Pilo Calvello l'8 giugno, è stato un grande successo, vero Mauri? Sono state presenti 53 artisti tra fotografi e pittori, e naturalmente è stata inaugurata dal sindaco Pietro Puccio e dall'assessore alla cultura Rita Di Maggio. Adesso siamo giunti al secondo appuntamento della Biennale di Sicilia, sempre 2019-2020. Questa volta siamo a Palazzo Jung, qui a Palermo, una sede molto prestigiosa. Allora, caro Maurizio, cosa ti aspetti da questa Biennale? Un'emozione, una sensazione, un desiderio?
Ma sicuramente c'è tanta emozione, sono tante opere molto belle selezionate da me con tanti artisti palermitani e di tutta la Sicilia. C'è gente, artisti che vengono anche da Catania. A proposito di questo, stasera faremo un gemellaggio simbolico artistico con la città di Catania, con la presente Carmen Coppola, che stasera presenta pure il suo quadro. Io dico sempre a tutti gli artisti che questa è soltanto una vetrina, non è mai un traguardo, perché per un artista non serve un traguardo, non bisogna sentirsi arrivato, è soltanto una vetrina per mettersi in mostra, sicuramente per fare conoscere le loro opere. Chi si sente arrivato, chi pensa di essere arrivato a un traguardo, si sbaglia di grosso. Gente che è stata anche alla Biennale di Venezia, mi sento dire ancora oggi, non partecipo perché sono stato alla Biennale di Venezia, e questo mi rende veramente molto triste. Lo stesso Michelangelo Buonarroti a 90 anni diceva ancora che non si sentiva arrivato. Cioè, stiamo parlando del maestro che ha fatto la Cappella Sistina, il più grande capolavoro del mondo. O anche lo stesso Caravaggio, che stava giornate intere per anni ad assistere il giudizio universale alla Cappella Sistina, seduto, per vedere cosa aveva fatto il suo grande maestro. Quindi io dico sempre agli artisti di non sentirsi mai arrivati, c'è sempre da imparare fino all'ultimo, questo. Bravo Maurizio, io aggiungo che la modestia deve essere nel nostro DNA, perché non solo gli artisti, ma in generale tutti noi dobbiamo essere modesti, perché ricordiamoci che nella vita ci sarà sempre chi sarà più bravo di noi, più bello di noi, più ricco di noi. Andiamo avanti. Allora, quali saranno le future location che ospiteranno la Biennale di Sicilia? Posso anticipare che il prossimo anno daremo, Maurizio ed io, anche il rilievo ad artisti internazionali. Sì, c'è una proposta da Mezzoiuso per fare una terza edizione entro la primavera, e la metteremo molto in risalto pure le icone bizantine. Quindi questi ragazzi che dipingono le icone sicuramente sono veramente molto bravi. Li ho visti, quindi abbineremo questa volta l'arte bizantina con l'arte figurativa e astratta contemporanea. Volevo dire una cosa molto importante: io questa sera la Biennale Sicilia la dedicherò a un grande maestro che ci ha lasciato l'anno scorso, un grande amico, Sebastiano Tusa, che è morto nell'incidente aereo. Tragica fatalità, tragico destino, volle che il 10 marzo del 241 avanti Cristo, nella battaglia dell'Egradi, che lui ha studiato, e lui ha fatto degli scavi archeologici proprio in quella data, per questa storia, diciamo, della battaglia del destino, voluto che lui il 10 marzo perisse in questo incidente aereo. Quindi è stata una tragica fatalità, un tragico destino. Quindi la mostra la dedico sicuramente a lui questa sera. Certamente sono d'accordo, assolutamente. Allora, terza ultima domanda: con quali criteri hai scelto i pittori? C'è un filo conduttore? Diciamo che sono pittori, alcuni li conoscevo, altri si sono proposti e ho selezionato le opere più belle. No, non c'è un criterio, non c'è stato, però sicuramente vedendo le opere penso che di aver fatto la scelta giusta, anche perché ho avuto tantissime richieste, più di 100, ma ho dovuto selezionare soltanto 40 perché per via dello spazio. Quindi daremo poi spazio noi alla prossima edizione ad altri artisti che non sono potuti intervenire qui questa sera. Penso che sia fondamentale investire sui giovani e sulla sperimentazione in un'ottica di crescita e di evoluzione della pittura contemporanea, ma il discorso è valido per tutte le arti. Grazie Mauri. Ho qui accanto a me la dottoressa Piera Maria Loiacono, che è segretario del Partito Democrazia e Costituzione. Salutiamo anche Salvatore Cangelosi, che non è potuto intervenire. Allora, cosa l'ha spinto ad essere presente qui all'inaugurazione della Biennale di Sicilia?
Io ritengo che bisogna annoverare tra le belle arti anche e soprattutto la politica, perché la politica, quando è fatta bene, è una delle arti più belle. Loro si impegnano, tra l'altro, anche a favore dei più umili, socialmente disagiati, con progetti che coinvolgono anche le realtà siciliane delle province. Ce ne vuole brevemente parlare? Allora, noi abbiamo visitato tantissimi paesi siciliani in occasione di quella che è stata la precedente campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana, e in quella occasione ho avuto la fortuna di incontrare il nostro segretario provinciale Salvatore Cangelosi, che mi ha, diciamo, anche invogliato a seguire da vicino quello che è un tema così importante e così complesso come la disabilità, perché Salvatore in prima persona è, diciamo, è coinvolto da questo tipo di tematica, chiamiamola così, che non voglio chiamare handicap, così come erroneamente spesso viene chiamato, perché queste persone non hanno una mancanza in sé, anzi possono insegnarci veramente tantissimo. A volte siamo noi quelli che abbiamo degli handicap, soprattutto quando una regione meravigliosa come la nostra sta soffrendo, per esempio, di un disagio che io chiamo un disagio politico, perché potremmo eccellere in quelle che sono le arti, la musica, la danza, ma soprattutto nella politica. Quindi mi auspico, visto che sono vicino alla dottoressa Fici, della quale mi onoro di avere oggi la presenza accanto a me, che possiamo costruire qualche cosa di veramente concreto per la regione siciliana. Alla Biennale di Sicilia, l'importante associazione agricoltori riuniti, rappresentata qui da Agostino Cascio. Buon pomeriggio. Allora, io ho fatto questa trade union, e cioè come l'associazione agricoltori riuniti coltiva del cibo sano siciliano, che è il nutrimento per il nostro corpo. La Biennale di Sicilia invece, con queste meravigliose 61 opere, nutre e nutrirà la nostra mente. È vero? È vero, dottoressa. Grazie, baronessa Chiara. Siamo onorati di agricoltori di essere qui a Palermo alla Biennale. Senza arte, senza cultura e senza cibo sano, l'umanità non può vivere. Noi abbiamo un grande problema. Vogliamo coinvolgere la nostra popolazione affinché ci aiuti in una battaglia economica e sociale, di avere il diritto ogni uomo di lavorare e prosperare nella propria terra con onestà, e soprattutto assicurare alla nostra popolazione quel cibo naturale che i nostri agricoltori sapienti sanno produrre nella nostra terra, perché subiamo la globalizzazione e siamo sottomessi a un mercato che la speculazione riesce a manovrare i prezzi dei nostri prodotti e ce ne sottopagano la metà di quanto noi spendiamo. Per cui abbiamo la necessità che il popolo alzi la sua testa e ci aiuti in questa battaglia economico-sociale. Auguri al popolo siciliano, auguri all'umanità. Grazie. Artigiani siciliani, e quindi persone degne, persone del fare, perché dobbiamo portare avanti, dobbiamo intervistare persone degne. Allora, un commento su questa biennale e poi se vuoi aggiungere qualcos'altro. Innanzitutto grazie, buonasera a tutti. Mi sento onorato di far parte di questa biennale, essere invitato, e ho visto che è molto rappresentativa. Non ho visto se c'è qualche quadro che rappresenta gli artigiani o gli agricoltori. Sono le arance. Sì, scusate, perdono. È molto rappresentativa.
Io in qualità di artigiano mi rendo conto che ormai voluto da alcune lobby anche il nostro lavoro sta tramontando, però non bisogna mai fermarsi. Capisco che dipendiamo da questi signori che gestiscono la vita nostra. Forse la vita moderna ci induce e ci invia verso i mercati che dicono loro, però non è così, perché anche questo, guardando gli agrumi che sono bellissimi, io vedo che ci stanno portando verso una direzione sbagliata, perché noi, io se faccio l'artigiano lo faccio perché c'è un'economia. E qual è l'economia nostra? L'economia nostra è l'agricoltura. Non mi interessa tanto di parlare di artigianato, perché sta morendo per colpa dell'agricoltura che non va più bene. Questo perché? Perché alcuni lobby hanno deciso dove comprare, come comprare e che cosa dobbiamo comprare. E allora io dico che gli italiani devono essere, molto particolari i siciliani, devono essere attenti alla nostra economia, perché l'unica fabbrica che ci è rimasta è l'agricoltura, e noi siamo poi il seguito di quell'economia che alcuni lobby non vogliono. Mi auguro che Dio ci aiuti, e grazie a questo biennale che mi sento onorato, ho espresso la mia idea. Senza la nostra agricoltura siamo finiti. Viva la Sicilia, viva la biennale, grazie. Accanto a me William Emiliano, che è il campione europeo di freccette, lui siciliano, quindi vanto per la nostra amata terra di Sicilia, però vanto doppio. Perché? Perché lui sta dedicando la sua vita ad organizzare dei tornei con bambini dai 3 ai 13 anni, 14 anni circa, va bene, e bambini anche e soprattutto portatori di handicap. Quindi un commento su questa biennale e su questo tuo degno progetto sociale. Grazie. Ringrazio tutti voi di essere qui, ringrazio la duchessa Chiara Ficci che mi ha invitato alla Biennale di Sicilia. È la mia prima biennale, io seguo molti artisti della pittura, dello sport, dello spettacolo, quindi sono a mio agio in questo mondo. Ma ciò che stava prima dicendo la duchessa è il fatto delle freccette. Io mi dedico ai bambini perché ho dedicato 10 anni alle federazioni, ma le federazioni non hanno dato spazio ai bambini, alle famiglie che hanno bisogno, quei bambini che non possono partecipare in vari sport, tipo calcio, basket e quant'altro. Il mio sport dà la possibilità di giocare chiunque, quindi la vorrei regalare come un'opportunità per ogni bambino di far parte di una squadra, di una federazione e di fare gruppo. Quindi se la cosa va in porta e va avanti è buono per tutti noi, anche perché è la prima volta che succede in Sicilia e in Italia. Grazie. Una persona davvero meravigliosa, perché lei organizza degli eventi anche e soprattutto a favore dei bambini in un territorio difficile come il quartiere di Brancaccio, vero dottoressa? E poi volevo un parere en passant di questa biennale di Sicilia. Intanto accogliamo, non sono responsabile di tutte le biblioteche sul territorio, ma sono di quelle del sistema bibliotecario, cioè del comune di Palermo, cioè sono abbastanza queste. E cosa dire, appena sono entrata in questo palazzo sono rimasta proprio colpita intanto dai colori di questi quadri, che ancora non ho potuto vedere con attenzione, però vedo che parla della nostra Sicilia. E questo diciamo mi orgoglisce alquanto. Il mio impegno è proprio l'impegno che metto con tutta l'anima per riuscire a dare ai bambini di Brancaccio e non solo, anche su tutto il nostro territorio, un po' di gioia, cioè far conoscere loro la lettura, i libri che tanti non hanno mai visto nella loro vita. E io in tutto questo diciamo sono responsabile, sono
referente del Night per l'attività di leggere su la provincia. Infatti tanto ce lo vediamo per questo, perché è molto importante. Anche ieri, cioè ieri pomeriggio, abbiamo avuto l'evento e nonostante la pioggia la saletta era piena di famiglie. Sono proprio veramente mi inorgoglisce essere qua. Pensavo di non farcela, ma insomma alla fine ci sono riuscita a venire, anche perché sono reduce da un intervento chirurgico, quindi insomma mi reggo con i piedi per miracolo. E quindi ringrazio questa amica qui presente, Siana, per avermi invitata e buona visione a tutti. Accanto a me Giovanni Artale, che è il direttore della Biennale Sezione Fotografi. 21 fotografi saranno presenti questo pomeriggio alla Biennale di Sicilia, che ricordo potrà essere visionata fino al giorno 22 novembre. Cosa la affascina e la colpisce nella fotografia di oggi? Io preferirei non parlare di me, come al solito. Scusami, chiaro. Grazie per l'attenzione, ma preferisco non parlare di me. Preferisco parlare dei fotografi che ho selezionato e ritengo che siano dei fotografi tutti meritevoli e degni di partecipare alla Biennale. Io ho scelto 21 fotografi, il 21esimo sono io, perché mi pareva giusto che partecipassi anch'io. Però soltanto adesso parlerò di me, anche perché in questi giorni di me ne ho parlato a iosa e abbastanza. Pertanto oserei dire che abbiamo una grazie a Dio, una rappresentante del sesso, virgolette, femminile. Casualmente ne avremmo volute di più, però diciamo che le fotografie che si sono proposte non erano così brave come quelle che abbiamo selezionato. Abbiamo fotografi che hanno esposto a Londra, abbiamo fotografi che hanno esposto a New York, abbiamo fotografi che riproducono uno stile caravaggesco, però poi piano piano li osserveremo. Pertanto lascio la parola a Chiara come madrina entro il 13 della giornata. Allora, no, dove vai? Perché scappi? Allora, la fotografia ha la forza di aprire porte, spalancare finestre attraverso le quali proiettare chi guarda in un mondo che non sapeva esistere, un mondo immaginario dove realtà e finzione si confondono. Questo è ciò che più mi affascina della fotografia. Quando il lavoro di un artista ha la capacità di arrivare fino al cuore o alla mente di chi osserva. Giovanni, cosa ne pensi di questo mio concetto? Ma è assolutamente vero, la fotografia è una passione perché blocca un istante, e bloccare un istante significa riproporlo per sempre, e pertanto come non essere d'accordo con queste due parole? Perché chi fa fotografia si pone questo obiettivo fondamentale, life moments, carpire un momento di vita, carpire un momento della vita. I video saranno bellissimi, io poi parlo di parte, però tifo per la foto, come non essere d'accordo. Grazie Giovanni. 8, 7, ciao, 6, 5, 4, alla Biennale di Sicilia 2019-2020! Viva la Sicilia degli onesti, viva l'arte! Allora, iniziamo in bellezza con la giovanissima pluripremiata violinista Noemi Roccaforte, seguirà la poesia letta dalla pluripremiata poetessa Anita Vitrano. Via Noemi, prego!
nostra amata terra di Sicilia. Vai, Anita. E così vi ho scelto per titolo Agira e Luce. Che ci auguri Gesù mio. Agira. Grazie. Agire e Duci, che ci auguri Gelsomino a chiananto barconi stamattina, come quando era unica a chianata una sigitella affacciava e tagliava la sciata ritta china ricciure e marripriava. Dai arrisceruto terra mia, di tutte le sacchette, sì lo specchio ribittizza, non ne demette mente, giù mare bruciognato come un lenzolo, la banetta da distuzza scapigliata, chi la terra fresca, ne nasce e cresce la tracina e l'ucumarolo, tu grano biurno come l'oro, chi pasci di piccirette, le fa diventare grandi uomini, pure itte. O Sicilia bella e disgraziata, ogni tanto ti arriva pure qualche tempolata, ma tu, la testa tisa, resti aggritta, perché tu lo sai qual è la tua mano ritta, che ti serve solo per travagliare, scrivere d'amore e rialare una vasata con scruscio alle tue figli quando godo sole. Io ti ringrazio, terra china di pace, perché pure quando ti arremazzi, mezzo alle cose torte non ti squazzi, ti sai quartiare e te ne risveglia, io ti conosco, io ci nascivo, io mi mangio le scorce e conosco pure lo cibo. Tu, siccome una mendola cavalera, ti conse tutte le companaggi in ogni maniera, eppure che avanzerà erbe nevo, la testa l'ho sempre a tia, Sicilia mia. Sciure, sciure, e qui io mi apro la porta dell'umane, e diventare le pensiere mi fa diventare le pensiere più piccole che d'Israele. T'amo, Sicilia mia, come la terra sicca l'acqua di mare, ma che ne mi scinne sempre mezzo al cuore, perché di Dio non mi saccio più saziare. Grazie. Ora se mi permette, volevo leggerne un'altra, che è dedicata alla nostra Santa Rosalia. Preghiera. O Santa Picciridra, ammocciò tanta sta con carerra, quanto freddo reniva vista a Padre per lo Signore Segre. Te la chiamasti senza scruscio, tutte le cose su vecchio lassaste, e scoppolò non ci pensaste. Lo cianco alla tua ricca famiglia ci arricchiaste, uno vuole bagnare la bagnia con mia, tutta Palermo appartiene a tia, e preare allo Signore e quando spunta a quando corda lo sul. Tu, picciridda, non ha visto scanto, lo tuo coraggio è lo nostro vanto, a tia solo non raccomandiamo, quando ne sto seme e quando ne curcamo. O Santa Rosalia, chi sto stampo dire a tia che di Palermo si la pagiona, rapere lo cuore in ogni figlio le fortuna, taliene che siamo sciancate, picchi quel lontano della fede, cammina al relento, quando che l'avessimo a cercare ogni momento, andiamo camminando con gli occhi chiusi, siamo tutte confuse. Sti figli che non trovano giavaglio, lasciare ne vogliono a quello meglio, ma non già le mattia, che si nastiglia, con lo solo la nebbia c'è sempre idra. Cabrilla d'incia le case con l'amore dello Signore giase. O Santa Rosalia, anticchiare lo tuo coraggio, arri alla milla mia. Non voglio più scindicare, stuprasso santo monte ingrasciato per i miei peccati. No, non ci voglio più acchianare. Rammi la pazienza tu di sapere mi accontentare. E carregare ogni ignorgo la mia croce, come fece Cristo, senza stare luce. L'amore per il frate mai fammi lo cogliere a Monsello. Cristo Cristo ne comanda e non lo giocava a Nagiabanna. O Santa Rosalia, l'ultima cosa voglio dire a tia, da sto santo giorno segnaliato. Sta città denocchiata, abbracciatela tu e tenetillo lato.
Grazie. Allora, adesso premiamo Anita Vitrano e Noemi Roccaforte. Anita, prego. E Noemi. Ecco Noemi. Grazie, auguri e complimenti. Un altro grande applauso, grazie. Dobbiamo ritrovare la nostra identità perduta di genti del sud. La nostra bandiera, ricordo che la nostra amata bandiera di Sicilia ha più di 730 anni, è una delle più antiche bandiere del mondo. La nostra bandiera sarà sempre simbolo di tradizione, di onore, e mai nessuno potrà toglierci dal sangue quel DNA pieno di storia millenaria, di talenti artistici, di cultura, di eroi. Il mio saluto vi giunga sincero e caloroso, come calda la nostra amata terra di Sicilia, triangolo d'amore, ombelico del Mediterraneo, avamposto di solidarietà, culla della civiltà. Adesso, prima di dare la parola a, rispettivamente a Giovanni Artale, il direttore della Biennale di Sicilia, sezione fotografi, a Mauri Lucchesi, il direttore della Biennale di Sicilia, sezione pittori, è giusto che io legga i nomi dei 61 protagonisti di questa Biennale a Palazzo Jung, qui a Palermo, 8 novembre. Lista fotografi: Giovanni Artale, Salvatore Artale, Antonino Bellia, Amedeo Bonelli, Paolo Di Menna, Ezio Di Prima, Santo Federico, Antonino Giordano, Nicolò Giuliano, Girolamo Gullotta, Zelio Maggini, Luigi Franco Malizia, Gloria Minafra, Luigi Mirto, Monica Montorsi, Bruno Oliveri, Fabio Pavan, Concezio Presutto, Gianluca Sambo, Matteo Savatteri, Saverio Zanelli. Ecco i 21 fotografi! Pittori, protagonisti a Palazzo Jung: Chetti Tamburello, Claudia Villafranca, Claudio Sciacca, Ileana Milazzo, Pupi Fuschi, Pamela Bono, Judith Poi, Antonino Seminara, Maria Colletti, Carmen Frisina, Rosario Calì, Rosalba Borino, Mauro Pecoraro, Cecilia Iotta, Nino Rossi, Anna Torres, Giuseppe Spinoso, Daniela Orlando, Vita Tornina, Adriana Bellanca, Marco Troia, Maria Luisa Lippa, Anna Alpaglia, Davide Lucei, Domenico Luzzetta, Cettina Pagano, Leonora Gambino, Katia Cirincione, Aurelio Carlo, Rita Gambino, Serenella Marturana, Sandro Di Stefano, Carmen Coppola, Letizia Mannina, Anita Borino, Tina Parisi, Eugenia Affronti, Cinzia Macaluso, Titti Ferrisi, Gabriele Di Girolamo. Loro, con le loro opere, sono portatori sani di valori eterni. Adesso do la parola a Giovanni Artale e poi la consegna delle pergamene. Sì. Io direi che per questione di opportunità è meglio al momento far dare la parola al consigliere Bruno Cusimano, che rappresenta il comune di Palermo. Grazie. Sì, grazie. Complimenti a te perché hai presentato questa cosa molto importante, elencare i nomi degli artisti, perché poi le idee si possono apprezzare, il bello dell'arte è come l'amore, si deve guardare e ci si innamora. Alcuni piacciono, alcuni non piacciono, però la cosa importante, l'hai fatto bene, è elencare quei tanti palermitani che grazie a loro, come hai detto bene tu, diamo lustro a questa bandiera. Grazie a voi due, perché vengono anche da Catania, cioè dalla Sicilia, perché questo palazzo, come tanti altri palazzi della nostra regione, in questa città in particolare, da qualche anno ormai si sono aperti, ma non avrebbe nessun significato se non ci fosse gente come te, come voi, che organizzano e che li mettono insieme. Io augurandovi successo e con la speranza di poter inaugurare ancora una volta 2021, 2 e 3
perché l'arte è l'unico modo che ci può aiutare a risvegliare, e vista la grande massiccia presenza di turisti in questa in città in particolar modo, abbiamo imboccato la strada giusta, ma come sempre il problema non è raggiungere il traguardo, ma adesso è mantenerlo. Quindi spero che dopo la bellezza di Capitale della Cultura del 2018, manifesta e i tanti eventi, ora tocca a voi, i creativi di questa regione, mantenere questo trend positivo. Mi piace darvi un dato: stiamo chiudendo l'anno 2019, pensate che siamo la terza città italiana per raccolto della tassa di soggiorno. Noi chiudiamo con quasi 5 milioni di euro che verranno investiti totalmente nelle facciate del centro storico e nel basolato, e rifaremo tutta via Macheda e Corso Vittorio Emanuele per dare grande risposta a questa città. Quindi onore a questi colori. Chiudo semplicemente, per chi non lo sa, sappiatelo, mi dispiace per gli amici catanesi che sono qui, ma questi due colori sono uno il colore del comune di Palermo, che è il rosso, e il giallo, che è sempre provincia di Palermo, perché è il colore del comune di Corleone, perché Palermo e Corleone furono i primi due comuni che nei Vespri siciliani si ribellarono agli Angioini. Da lì abbiamo il colore del nostro vessillo, che, come hai detto tu, è la nostra bandiera da 700 anni. Grazie. Da più di 730 anni. Buonasera innanzitutto a questa bellissima gente stasera, e ne approfitto perché questa sera faremo un gemellaggio artistico tra Palermo e Catania. Sarà il consigliere Cusumano vieni Carmen, in rappresentanza della città di Catania. Faremo questo gemellaggio artistico, consegneremo questo libro scritto da me su Palermo, Giulio, a Carmen. Questo è un gemellaggio simbolico per la Sicilia, Palermo e Catania, uniti nell'arte. Grazie Carmen. Grazie Giulio. Allora, adesso do brevemente la parola a Filippo Loiacono, che è un pittore e opinion leader. Prego Filippo, un minuto circa, un minuto. Grazie Chiara Fici, grazie a tutti i partecipanti, perché devo dire tanto complimenti, perché questa seconda edizione di questa biennale è veramente un successo, perché vedo tanta partecipazione non solo da parte degli artisti ma anche di pubblico, per cui questo già determina che è veramente un successo. Sensibilizzati per l'arte e per quello che è la ricerca della bellezza, perché per me l'arte è sempre bellezza, comunicazione, espressione a 360 gradi. Ma io posso dire semplicemente che ho fatto un giro, ho visto delle belle opere, per cui c'è veramente un livello che cresce. Questo grazie anche a Maurizio Lucchese, direttore artistico, che segue, conosce molti di questi artisti, ma adesso vedo anche la sezione fotografica, che è curata da Maurizio Artale, che è da Giovanni Artale, scusa, perdonami, dico, poi tra l'altro vincitore di una biennale straordinaria a livello nazionale, per cui veramente qua siamo a livelli alti. E poi con Chiara Fici non potevamo essere che diversamente di questo, il grande risultato. No, devo dire semplicemente una cosa, l'arte deve essere sostanzialmente espressione propria della propria anima, perché noi dobbiamo liberarci, dobbiamo esternare quello che siamo e quello che vogliamo trasmettere. Quindi sostanzialmente questa ricerca di bellezza, ma di armonia, di aggregazione, che deve essere vincente, deve essere veramente quell'indice di positività che dobbiamo assolutamente regalare e donare un giorno ai posteri. Quindi grazie, come dice Chiara, viva l'arte, viva la Sicilia. La Sicilia dei denti. Grazie. Allora, un attimo Filippo, la pergamena a Filippo Loiacono. E adesso poi Giovanni Artale parlerà dei suoi magnifici 21. Beh, dei magnifici direi 20. 21 portate.
io preferisco sempre non parlare di me. Ma non lo dico in maniera... Preferisco sempre... Mi perforo nel parlare di altri. E allora, io prima persona che mi vorrei accanto, sempre, è il presidente nazionale onorario della UIF, Nino Bellino, che tra l'altro patrocina sia la Biennale sia la mostra collettiva. Prego Nino, prego, avvicinati. Allora, quando parliamo di Nino Bellino, parliamo, cercherò di essere velocissimo, ma spero di riuscirci. Parliamo di un talento della fotografia, di un grande maestro. Il fatto che sia stato per molto tempo presidente nazionale dell'Unione Italiana Fotomatori la dice abbastanza lunga. Pertanto Nino ha esposto negli Stati Uniti, Nino attualmente espone al Museo Luttuso, a Bagheria, Nino ha fatto grandi corsi di fotografia, Nino ha esposto a New York, Nino ha esposto in qualsiasi parte, possiamo dire quasi del mondo, a rappresentare l'Italia e gli italiani all'estero. Io sto parlando di uno dei più grandi maestri siciliani della fotografia contemporanea vivente. Grazie a te. Partecipazione alla Biennale. Grazie Nino. Adesso vorrei, più che vorrei, ho usato un verbo sbagliato, desidererei avere qui il segretario regionale ancora per pochi giorni, perché ci saranno le future elezioni, Nino Giordano. Speriamo in una sua ricandidatura. Nino Giordano, qui, per non dilungarmi tanto, vi dico soltanto il numero delle mostre che ha fatto, oltre 400. Vi dico che è maestro della fotografia artistica, pertanto Nino è uno dei capisaldi della fotografia siciliana e palermitana. Mi devo riconoscere un merito, Nino, che è quello che io adesso in questa circostanza ho chiamato dei veri fotografi, perché io quando loro mi hanno chiamato io sono stato presente e adesso sono presente. Grazie per essere qui. Ti lascio 5 secondi per salutare tutti, perché poco fa ti chiedo scusa a Nino Bellia che non l'ho fatto, e così ti rifai, ne fai 10, per 5 per te e 5 per me. Io ringrazio questo magnifico pubblico, ringrazio Giovanni Artale per l'invito. Fare mostre fotografiche per me è come prendere una tazzina di caffè. 449 mostre, più poi quello che ho fatto a 86 anni e ancora, spero di farne ancora. Vi ringrazio perché questa sera, stando qui nella sala Borsellino, mi risveglio un po'. Io ho fatto un servizio fotografico che ha girato tutta l'Italia e anche all'estero sulla memoria delle stragi di Palermo. Quindi questo mio DVD è stato dato a tutti, compreso il nostro presidente Mattarella. Grazie della vostra partecipazione. Complimenti. E allora io prima ho voluto chiamare due maestri della fotografia. Qui in sala espone per esempio anche Luigi Mirto, che spero di vedere a breve, che è presente al Louvre, che è presente a New York, e tanti altri fotografi. Però adesso non me ne vogliono i maschietti, però adesso è il momento di premiare l'unica rappresentante del gentilsesso, non perché io avessi voluto così, ma perché poi alla fine le proposte che si sono concretizzate sono state queste. Avrei preferito invertire il numero io. Gloria Minarfa. Brevemente, Gloria ha fatto una serie di mostre, di cui l'ultima sui mestieri di Palermo, che ha avuto un grande successo, che è stata a Palazzo Sant'Elia,
possiamo dire che è una fotografia emergente del panorama palermitano, possiamo dirlo. Allora siamo ben ferrati perché abbiamo Gloria con noi che espone le sue belle foto. Grazie Gloria. Gloria. Promesso e mantenuto. Adesso vorrei forse il secondo più anziano della biennale. No, il terzo. Amedeo Bonelli. Amedeo Bonelli che tra l'altro sta svolgendo alla sua veneranda età di oltre 70 il compito di fotografo ufficiale del Circolo Fotografico Immagine che patrocina anche la manifestazione. Con Amedeo Bonelli c'è un curioso particolare, non ci crederete, questo signore qui è mio allievo. Si è lasciato scappare dalla bocca purtroppo, perché? Perché purtroppo? E allora ad Amedeo Bonelli, che ringrazio sempre per seguirmi in ogni cosa, consegno l'attestato di partecipazione. Grazie Amedeo. Adesso al fotografo primo classificato della statistica dell'Unione Italiana Fotoamatori, questo mi sta a dire il livello dei fotografi che io ho portato per quanto riguarda l'anno 2016, e sto parlando di Paolo Di Menna che è giunto direttamente da Sulmona. Paolo Di Menna. Amata Chiara, pluripremiato. Allora Paolo con una bellissima compagnia si è cimentato in un viaggio di oltre 1300 km per venire qui alla Biennale di Sicilia, e diciamo che forse un po' di merito è anche mio per i rapporti che abbiamo. Pertanto stiamo parlando di un grande fotografo, vi prego di andare a vedere le sue foto. A Paolo Di Menna da Sulmona consegno l'attestato di partecipazione, e non solo, ma come risarcimento della situazione chilometrica gli do pure una locandina. Grazie. Suo compagno di avventura in questo viaggio è molto sacrificante, perché oltre a essere in viaggio si è sobbarcato lui alla guida del suo mezzo i 1300 e passa chilometri che ci sono stati da Sulmona qui. E allora di chi sto parlando? Benemerito della fotografia artistica dell'Unione Italiana Fotoamatori, sto parlando del mio amico Concezio Presutto. L'attestato di partecipazione, grazie per le tue bellissime foto, e anche a te al risarcimento dei chilometri fatti. Mi dice che sono un po' di meno, il buzzo non viene volo. La locandina della Biennale sezione foto. Gli farò dismettere un attimo i panni di operatore di Italia 7 Gold, perché se non lo sapete al momento è presente qui assieme a Globus Magazine anche Italia 7 Gold. Io sto parlando di un altro dei miei amici che io chiamo spesso a contribuire, che viceversa succede, e sto parlando di Nicolo Giuliano.
diciamo che è una Rolex rubata alla videografia, perché Nicolò è operatore di Italia 7 Gold, lavora a Italia 7 Gold, l'ho chiamato, gli ho chiesto se poteva fare la gentilezza di partecipare, le sue foto sono qui, spero sia rimasto contento. Molto, molto grazie. E allora, velocissimamente, tu da operatore del settore, che ne pensi? Quello che mi ha colpito stasera è innanzitutto la grande partecipazione, l'attenzione dei visitatori alle opere, vedo che hanno scrutato un millimetro per millimetro tutte le opere, diciamo, che ho presentato stasera, e sono contento perché per me è la prima volta che espongo qualcosa di mio, quindi è una felicità. Grazie. Benissimo, anche a Nicolò Giuliano facciamo consegnare l'attestato di partecipazione alla manifestazione. Allora, tutti i precedenti non me ne vogliano. Ma qui c'è anche una persona con cui spesso, pur non conoscendomi, ci abbiamo parlato per ore di fotografia. E devo dire che la sua presenza qui, le sue foto qui, mi hanno dato una grande soddisfazione. Sto parlando di Girolamo Culotta, detto Mimmo. Una persona, fotograficamente possiamo dirlo, molto ferrata, ma molto umile, molto umile. Io una volta mi sono sentito amichevolmente in confidenza da chiamarlo telefonicamente e parlare di fotografia e di determinati aspetti che magari con un interscambio tecnico potevamo migliorare. E allora a Mimmo Culotta, orgoglioso di averlo portato alla Biennale di Sicilia, per notizia le sue foto sono quelle caravaggesche sulla frutta. Ah, a proposito, si è raccomandato, dice non ti vendere le foto, io ti mando, ma non te le vendere però. A Mimmo Culotta, grazie per essere stato qui con me assieme in questa avventura, l'attestato di partecipazione che ti faccio consegnare però da Chiara. Sono sempre in attesa di Matteo Savatteri, che non vedo, e allora passo, secondo me, Amedeo, basta. Allora passo secondo me alla persona, per me fotograficamente non me ne vogliono tutti gli altri, non me ne vogliono nessuno. Non me ne voglia Nino Bellia, non me ne voglia Nino Giordano, ma per me l'amico, la persona, colui con cui divido quasi tutto fotograficamente, il perno assieme del circolo fotografico immagine, Ascenzio Di Prima, detto Ezio. Se io ho potuto raggiungere anche questi piccoli successi, in parte, e anche grazie a Ezio Di Prima, che in ogni circostanza è accanto. Una volta gli ho detto: Ezio, ma non ti sei seccato? No, ci sei tu e ci sono pure io, non dimentico mai. Allora, Ezio Di Prima, collaborante in toto di Giovanni Attale, consegno amichevolmente e con orgoglio la pergamena di partecipazione alla Biennale di Sicilia. Io non mi posso consegnare per il circolo fotografico immagine quale presidente l'attestato al circolo. Allora pregherei Chiara Fici di consegnare a Ezio Di Prima, vicepresidente del circolo fotografico immagine,
l'attestato di partecipazione alla biennale e patrocino alla biennale. Per l'impegno profuso nella promozione della nostra cultura, al maestro Ezio Di Prima. E al circolo fotografico Immagine. Patrocinante della manifestazione, ma tutto questo, le immagini, i lavori, la pagina Facebook che io ho martoriato in continuazione, perché ho cercato di tenere sempre vivo l'impegno, vi ho raggiunti dappertutto e non avrei potuto non molestarvi se non ci fosse stato l'incarico che mi ha conferito, di cui sono orgoglioso. Adesso non lo chiamerò il direttore artistico, non lo chiamerò il direttore generale, lo chiamerò soltanto il mio amico Maurizio Orchese, che ringrazio tanto. Adesso del 21° fotografo non ne parlo. Sì, tutto fatto. Sì, la poesia, se abbiamo tempo, anche il circolo fotografico ha una poetessa e pertanto vorremmo che ne recitassi almeno una. Almeno una. So che Leonora è velocissima. Se hai dei famosi tempi veloci che tu sai, vieni, la dici, una, non due, una. Ultima, una. Allora, Leonora è una socia del circolo fotografico Immagine ed è un'autrice di poesie, oltre che pittrice e esponente in questa manifestazione. Io vi pregherei sinceramente, scusate tutti, io vi pregherei di prestare veramente attenzione. La scelgo io. No, di film. No. Che è bella, molto breve. Di film. Difimmi. Quando lo signore, lo primo mascolo, un pastore, capì l'errore e allora ci ripensò. Ed in accosto ad Adamo la femmina creò. Betta l'aveva fatto, le cose allo posto giusto ed era soddisfatto dello suo buon gusto. Passa con le tempi, la femmina è cresciuta, tante cose sape fare, brava e risoluta e può pure comandare. Lo mascolo che aveva potere di tenere l'ambugno sentisse di non avere importanza tra sto mondo. Tant'è che a certone ve lo comanda avere, ma le trattano le femmine e le fanno pure morire. Ma che scatto avete? Cacciate le vostre menti. Ancora non lo capite che lo potere non serve proprio a niente. E allora con questa poesia della mia socia del circolo fotografico Immagine, Eleonora, io cedo le armi, tra virgolette, a Chiara e a Maurizio, perché ho già parlato tanto per quanto mi attiene. Grazie e buonasera a tutti. Grazie Giovanni Cotale, meraviglioso artista, anche lui pluripremiato, è un bravissimo fotografo. Allora, ora parleremo dei pittori, dei 40 protagonisti. Allora, Mauri Lucchese, io comincio a chiamare Ketty Tamburello. Ketty Tamburello sarà fuori. Scusate, un po' di silenzio per favore, c'è troppa confusione. Un po' di silenzio per favore. Allora, io ringrazio nuovamente tutti i presenti. Volevo precisare, ci tenevo a dire questa cosa, che questa biennale di Sicilia come teatro artistico io la dedico a un grande personaggio, un grande uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla cultura, e siccome questo è un evento di cultura, silenzio per favore, allora dedico questa Biennale di Sicilia
a Sebastiano Tusa. Sebastiano Tusa, un grandissimo amico, una cara persona che ha dedicato tutta la sua vita alla cultura, alla nostra Sicilia, e quindi mi sento in dovere di dedicare la Biennale di Sicilia 2019-2020 a questa grande persona, quale Sebastiano Tusa, che tragicamente, per una tragica fatalità, un tragico destino, ha voluto che il 10 marzo del 2018 ci lasciasse in quel disastro aereo nelle Filippine. E c'è da dire una cosa, che questa data del 10 marzo corrisponde con quella del 241 a.C. della battaglia delle Egadi. Tragico destino volle che questa data ricordasse, purtroppo, in questa purtroppo nefasta situazione. Lui ha dedicato tutta la sua vita a questi scavi archeologici, nelle isole Egadi, e quindi questa cosa mi ha un po' molto soprattutto impressionato, di questa data che corsa dopo tanti secoli. Poi voglio dire un'altra cosa ai pittori che sono qui questa sera, di non sentirsi arrivati con questa Biennale di Sicilia. Questa è soltanto una vetrina per farsi conoscere, perché non bisogna pensare che un artista abbia raggiunto il traguardo con questa Biennale nella maniera più assoluta. Bisogna essere sempre umili, sempre andare avanti, e ne abbiamo esempi storici molto grandi di questi esempi. Lo stesso Michelangelo Buonarroti, che ha fatto la Cappella Sistina, a 90 anni ancora non si sentiva arrivato. Quindi stiamo parlando di un grande maestro del Rinascimento, come lo stesso Caravaggio, che ha passato quasi tutta la sua vita, i primi anni a Roma, seduta alla Cappella Sistina a vedere gli affreschi del grande maestro Michelangelo Buonarroti. Quindi dico soltanto agli artisti di essere sempre umili, di rimanere sempre umili, di andare avanti con la ricerca e con la pittura e con le nuove, anche sicuramente con le nuove tecniche, però rimanere sempre con i piedi per terra, perché c'è stata gente che non ha voluto partecipare a questa Biennale in Sicilia perché ha partecipato alla Biennale di Venezia e già si sentiva arrivato, come questa persona non parteciperà più agli eventi. Quindi queste cose non le voglio sentire e non devono succedere. Grazie. E allora presento Ketty Tamburello. Ketty Tamburello ha dipinto questo dei gatti. Allora, consegniamo la pergamena di attestato di partecipazione a Ketty. Che ti vuol dire qualcosa? Ma voglio dire qualcosa relativamente al mio quadro, che scherzosamente è stato chiamato Attaruna. Attaruna. Cioè, io generalmente vado direttamente su Mandela senza proporre un soggetto in particolare, invece in questo caso ho voluto rappresentare proprio dei gatti che hanno un aspetto antropomorfico, perché hanno degli occhi che, se li guardate attentamente, sono occhi umani, e il rosso mi piace particolarmente ed è venuto fuori così, in questa maniera spontanea, senza entrare nel dettaglio nel particolare, così lasciandomi guidare dalla mano. Grazie Ketty, brava, un applauso a Ketty. Claudio Villa Franca, prego, senza passare davanti alle telecamere il più possibile, prego, centro. Claudio Villafranca, un altro artista che ha partecipato recentemente anche qualche mia collettiva. Il tuo dipinto di questa sera è questo paesaggio che raffigura un po' Cefalù, un pastello. Parlaci tu di questo dipinto. Sono contento di partecipare per la prima volta alla Biennale di Sicilia. Io ho fatto questo lavoro che rappresenta uno scorcio visto dal mare di Cefalù. Ecco, per me la pittura, mettermi a lavorare, è un'occasione per dare tutto quello che ho, il massimo, e soprattutto poter trasferire qualcosa del mio animo attraverso i colori, l'armonia dei colori, che penso
possano trasferirsi anche in un discorso più ampio, che è quello relativo all'armonia tra le persone nella società. Quindi ho voluto imprimere questo, almeno per me, questo senso di serenità e di armonia, e questo innamoramento dei colori, questo rapporto tra i colori, che poi è un simbolo anche per me del rapporto tra gli esseri umani. Allora, Claudio Sciacca, attenzione, senza pensare davanti alle telecamere. Per favore, un attimo, c'è troppa confusione in fondo, per favore. Allora, io volevo qui accanto a me la dottoressa Rosa Saladino, che è un po' la padrona di casa. Venga, dottoressa Saladino, la dirigente della provincia di Palermo, la città metropolitana di Palermo, che ha consentito a questi spazi belli di Palazzo Juno. Dottoressa Saladino, io le sono molto grata. Di avere dato questa opportunità a tanti giovani, a tanti artisti di mettersi in vetrina, non di essere arrivati chissà, però di mettersi in vetrina sicuramente questa è una bella opportunità. E io intanto le volevo dare un attestato, questo lo... per l'impegno profuso nella promozione della nostra cultura. Alla dottoressa Saladino, dirigente dell'area metropolitana della città di Palermo. Grazie. Oltre questa pergamena le voglio regalare il mio libro sulla Cappella Palatina. La Cappella Palatina, che rappresenta sicuramente il monumento più visitato al mondo. C'è gente che è venuta da tutto il mondo appositamente per vedere questo gioiello, che è invidiato da, diciamo, lo possiamo dire, da tutto il mondo. Insomma, quindi avevo il piacere di regalarla. Lei è una persona di cultura e io volevo darle questo mio libro sulla Cappella. Grazie, dottoressa. Fortemente in questa sede, perché la ritengo anche
un'attrice emergente sicuramente della nostra terra, con questa bella poesia magica, è un dipinto magico, quello tuo delle ninfe. Parlaci un po' tu di questo dipinto. Questo quadro, insomma, è il mio primo quadro dedicato alla natura. Insomma, avevo questa grande tela conservata da qualche anno, non sapevo cosa fare. A un certo punto ho deciso di provare, perché io solitamente faccio paesaggi urbani, chiese, palazzi. Questo è il mio primo quadro dedicato alla natura. Sto proprio cimentarmi con le ninfe senza avere un'idea ben precisa. Ho cominciato a giocare con i colori e alla fine è venuto fuori questo. Grazie. Allora, Antonino,
questa donna con i capelli lunghi? Cosa è una bambina? Cosa ti ha ispirato? Mi assicuro, grazie, io sono felicissima di fare questo evento perché lo ritengo importantissimo, perché noi come Milano riusciamo, parliamo di tanti artisti che le crescono, le posso conoscere, quindi grazie veramente per essere riuscita. Parlando del dipinto, è un sogno di una bambina rimasta bambina nonostante la vita, e quindi in questo modo c'è anche la figura dell'angelo custode che è stato importante e presente nei sogni di una bambina che pensa continuamente alla propria mamma. Tina, un evento importante, una tua presenza qui molto importante, tu hai fatto due personali molto belle, con grande successo, e io ti ho voluto qui in questa Biennale Sicilia perché, ti ripeto, non siamo, non è un traguardo questo, ma è sempre un'opportunità per mettersi in mostra, una vetrina, però dobbiamo sempre lavorare. Che ne dici tu? Va bene, Tina non è di grandi, di tante parole, la ringraziamo lo stesso per questo suo dipinto con l'attestato. Grazie Tina. Eugenia Fronti. Eugenia Fronti. Quale? Se volete chiamare per fortuna sono fuori forse. Allora Cinzia Macaluso. Cinzia Macaluso. Cinzia Macaluso con questo dipinto, come l'hai definito tu, un po' magico, come... Dettagli imperfetti. Dettagli imperfetti, cosa significa per te dettagli imperfetti? Nessuno è perfetto, nessuno di noi è perfetto, nemmeno... forse nemmeno Michelangelo si sentiva perfetto fino a 90 anni, forse quando ha fatto la Pietà, forse quello un po'. Soltanto con la Pietà lui ha raggiunto la perfezione. Tu, questo è imperfetto. Sì, dettagli imperfetti è proprio il simbolo dell'imperfezione che c'è in ognuno di noi. Perché la perfezione non esiste. Essere imperfetti significa avere ognuno delle idee, una coscienza, un essere unici. E quindi quei colori, quel movimento, quel cuore, il simbolo dell'Italia, tutti i puntini, tutta la gente che c'è su davvero. L'imperfezione. Grazie, grazie a Cinzia Macaluso. Titti Ferlisi. Togliamo un po' perché già siamo un po' in ritardo con i tempi. Titti Ferlisi, anche lei Titti, una pittrice che ha esposto a livello nazionale, lo possiamo dire, una pittrice che ha avuto tanti riconoscimenti e tanti premi, e ci presenta questo leone un po' con un doppio rollo, mi dice lui. Sì, è un leone, un doppio rollo, e due personalità, in riparte poi rappresenta poi in realtà il leone. I miei quadri sono tutti a ogni latta e sono tutti, diciamo, colorati, rappresentano praticamente la mia solidità, il mio modo di essere, molto vivace e solare. Grazie a tutti. Grazie Titti. Carmen Fresina. Oggi in affronti non c'è. Carmen Fresina. Carmen Fresina, che nonostante tutto oggi forse abbia subito un intervento, è voluto
ha dovuto rimandare, comunque sarebbe stato, lei diceva, in ogni caso voglio esserci, anche con l'occhio bendato, ma voglio essere a questa mostra. Tu hai presentato quel quadro molto bello, La tempesta, con letta proprio rappresentativa della nostra Sicilia, della nostra, di questa furia che siamo noi, no? Io volevo presentare questo dipinto perché lo assimilo alle tempeste che sono venute nella storia della Sicilia, che nonostante tutto ha tenuto alto il suo nome, il suo retaggio storico, la sua gloria e il suo, diciamo, passato glorioso. In realtà questo è un dipinto un po', diciamo, personale, nel senso che mi rappresenta, in quanto quel faro che mi è sempre illuminato nel voler immergermi in tutta la pittura, cosa che non era potuto essere prima di un certo periodo, poi esploso, ho avuto la possibilità di dedicarmi, quindi tra tumulti e cose varie ce l'ho realizzato. Grazie Carmen, siamo un po' in fretta. Grazie. Scusatemi, lo dice un fotografo, gli altri non me ne vogliono, Carmen Frisina è la pittrice che mi ha commosso totalmente. Grazie, scusate. No, grazie a te. E in effetti io nei quadri di mia madre cerco proprio questo, l'emozione degli spettatori. Sicuramente. Grazie Carmen. Allora, una brevissima parentesi, abbiamo qui l'onore di avere il rattore e regista Alfredo Libassi e William Viviano, campione europeo di freccette, vanto della nostra cultura, perché lui si prodiga con i suoi venti bambini dai 3 ai 13 anni a favore di questi bambini disagiati, e quindi vogliamo noi premiare noi della Biennale appunto ad Alfredo Libassi e a William Viviano. Alfredo Libassi e a William Viviano, so che vuoi dire una cosa brevemente. Sì, salve, colgo l'occasione per dire che io come ambasciatore per le associazioni faccio per il professionista Alfredo Viviano. Il primo Viviano viene dato a tutti coloro che si impegnano per il sociale e alzano il valore della propria comunità, creando eventi, collaborando con associazioni, facendo di tutto per esportare il proprio essere regionale in tutto il mondo. Quest'anno, nella premiazione di Premio Viviano del 2019, abbiamo voluto premiare la duchessa Chiara Fisi e come partito ho scelto Alfredo Libassi, che è uno dei nostri esponenti del cinema siciliano, anche lui è stato candidato a Premio Viviano. E vorrei fare spendere una parola ad Alfredo Libassi, visto che è qui. Grazie, lo ringrazio di cuore perché sta girando un film in questo momento, stanno preparando un film, perciò è venuto il giusto per noi, lo ringrazio e gli do la parola, grazie. Prima ringrazio la duchessa e ringrazio te e William che mi hanno fatto venire qua e vi ho assistito. Niente, sto lavorando a un film che inseguo da 20 anni, sarebbe 20 anni dopo, che è legato ai film Neri per sempre, ragazzi fuori. Un film dove noi mostreremo la nostra terra, le nostre culture e ritorneremo di nuovo alla ribalta. Sono qui per cogliere anche e fare venire il produttore Ferrante Michele, che è qui in Ferrante. E qui è, pensate, da Basilea ha lanciato il mio progetto che fu da tanti anni e finalmente grazie a lui questo sogno si realizzerà e vedrete di nuovo i ragazzi che hanno fatto storia, perché deve essere entrato nella storia di nuovo. Complimenti per il vostro lavoro, io sono veramente felice che sono la madrina di queste manifestazioni così belle. Grazie, prego. E prego. E allora, adesso chiamiamo a Maria Colletti, a Rosario
Maria Colletti, per favore ricordatevi ci sono le telecamere, non passiamo davanti. Allora, Maria Colletti, Rosario Calì, Rosalba Boino, prego. Allora, sono tre artiste della nostra terra siciliana. Maria Colletti, un'artista che ha avuto tanti riconoscimenti anche in campo nazionale, ha fatto tantissime personali e quindi io questa l'ho voluta molto, l'ho voluta fortemente in questa bella collettiva riguardante la Biennale di Sicilia. Il tuo quadro è questo di qua, guardate che meraviglia, guardate i particolari di questo dipinto. Poi c'è Rosalba Borino con il tuo dipinto di queste case, un po' che chiamano... È casa tua. Casa tua. Molto belli, molto originale. E poi c'è Rosario Calì con il dipinto di il mare di Mondello, sul messaggio di serenità. Perché a te sicuramente piace il mare di Mondello, quindi ti sei voluto ispirare a questo... a questa nostra bella realtà. Allora, consegniamo i premi a Rosario Calì, Rosalba Borino e Maria Colletti. Un applauso. Grazie. Mauro Pecoraro, Cecilia Aliotta, Nino Rossi. Mauro Pecoraro, attenzione davanti alle telecamere, signore, come non detto. Allora, Cecilia Aliotta, Nino Rossi non è presente, allora Anna Torres, Giuseppe Spinoso, detto Pippo, lui è un professore, Daniela Orlando, Vita Taormina. E allora, Mauro Pecoraro l'abbiamo chiamato? Mauro? Mauro Pecoraro? Sì, sei artisti molto bravi. Devo dire che Mauro Pecoraro oggi ha avuto un grande successo con quella... bellissima interpretazione di Palazzo Lungo. Veramente devo dire che molta gente si è soffermata a questa opera, che è veramente deliziosa. Poi abbiamo Vito Spinoso con La Tonnara dei Fiori. Ah, La Tonnara di San Nicola d'Arena, ecco, La Tonnara di San Nicola con questo riflesso sulla Cecilia Aliotta con questo col paesaggio molto lavorato, bellezza impressionante, bellissima. Anna Torres con il tuo dipinto, un dipinto delizioso che si trova lì nel cavalletto, è un po' nascosto, però da domani non sarà più nascosto, per esigenze di spazio abbiamo dovuto utilizzare i cavalletti, però sicuramente è un dipinto che verrà sicuramente apprezzato, non me ne devi volere per questo. Daniele Orlando con il tuo dipinto che è... Il mio dipinto è male in tempesta, però se vorrei pure la tempesta, qualche giorno fa, e lui è per mancare il mio figlio, ma nonostante tutto, io sono presente. A Daniela purtroppo ha avuto un carissimo lutto in questa settimana e nonostante tutto ha voluto essere presente, gli è morta la sorella improvvisamente e questo dobbiamo veramente essere grati di questa sua presenza qua perché mi ha commosso moltissimo. Grazie Daniela. Vorrei ringraziare tutti i presenti che mi hanno fatto le condoglianze su Facebook e via telefono. Tutti sono stati vicini a me, vi ringrazio tutti di cuore. Grazie a te Daniela, grazie. Grazie Vita Taormina, grazie. Buonasera. Vita viene da Alcamo. Sì.
raccontaci di questa cittadina velocemente. E beh, Alcamo è 2 anni soltanto che ci abito. Io, il mio quadro è un paesaggio ed è intitolato La Valle dello Oiato. È praticamente la provincia di Palermo, è un luogo veramente esistente, un quadro che ho dipinto ispirandomi, affacciandomi al balcone di casa mia. Grazie. Grazie Rita. Possiamo andare avanti con... Biennale di Sicilia sarà visibile fino al giorno 22 novembre, un'esperienza a tutto tondo che è propria dell'apprendimento creativo che solo l'arte sa e può dare. La Biennale vuole stigmatizzare il lavoro e il valore di artisti e noi come osservatori ci destreggeremo tra diversi modi di guardare il mondo con gli occhi di chi ha creato queste tele e questi scatti fotografici. Allora adesso chiamo vicino a Mauri, vicino a me, Adriana Bellanca, Marco Troia e Maria Luisa Lippa. Prego. Buonasera. Altri tre artisti molto bravi. Marco Troia recentemente ha fatto una bella mostra collettiva a Palazzo Zenobi a Venezia, è stato molto apprezzato dal critico Giorgio Grasso, è stato anche premiato, quindi di Marco Troia e possiamo fare soltanto un applauso, io l'ho voluto qui a Palazzo Jung, alla Biennale, non poteva sicuramente mancare un grande artista come Marco Troia. E Maria Luisa Lippa con quel bellissimo dipinto molto colorato, riflessi d'acqua. Anche Maria Luisa Lippa non è una pittrice per caso, è una pittrice che ha partecipato a tantissime collettive, tante personali, tanti premi, e quindi qua questa sera sicuramente abbiamo voluto tra di noi gente brava che ripeto, prendo sempre io, mai fermarsi, andare sempre avanti. Adriana Bellanca. Buonasera a tutti, io ho voluto rappresentare San Giovanni delle Brosi, che è uno dei monumenti, è ugualmente bello come la Martorana oppure come San Giovanni degli Eremiti, ma credo poco valorizzato, così fra i monumenti della nostra città. Le ringrazio. Maurizio che mi hanno accettato, grazie. Prego, accomodatevi, grazie. Anna Lapaglia, Anita Borino, Eugenia Fronti. Che cos'è? grazie, me lo dai un bacio? Grazie. Non so cosa sia, però grazie. Allora, dicevo, Anna Lapaglia, Adabi Buccei, Anita Borino. Buonasera. Anita Borino non è più presente. E allora, Adabi Buccei, Domenico Guzzetta. Domenico. E Cettina Pagano. Eccola qua, Cettina Pagano. Cettina, grazie di essere... Tu hai voluto fortemente venire a questa Biennale. Ci tenevi tanto e io ti ho accontentato. Perché quello... Il bello di queste cose è sentire le cose nell'animo, nel cuore. E quando già c'è il cuore, l'animo, già per me è una cosa importante. E il tuo quadro rappresenta un po'... Allora, il mio quadro rappresenta la fluidità della vita e vorrei dare un piccolissimo messaggio relativamente a questo. La vita è un grandissimo dono, viviamo nell'arte con l'arte. Grazie. Grazie a Cettina Pagano. Anna Lapaglia è la seconda edizione della Biennale Sicilia, anche lei è un'artista affermata.
ci ha presentato questa sera quel bellissimo dipinto che richiama un po' il Caravaggio, sbaglio o no? Il mio angelo si chiama Angelo in Black and White, è un mio modello romano che poveretto si mette in tutte le pose più strane. Mi sono ispirata a Caravaggio, come dicevi appunto tu. Vi ringrazio di avermi chiamato a partecipare, grazie. Sono come dico Puzzetta, quindi io in realtà sono qui con una figura davvero, quindi ho voluto rappresentare. Ok. Sì, Domenico Puzzetta, un altro artista della nostra terra, ha voluto rappresentare qui uno studio artistico un po' come faceva Renato Cuttuso, che è stato mio grande maestro, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente quando avevo 17 anni. E ti posso dire che Renato Cuttuso nel suo studio aveva proprio questi dipinti dove lui raffigurava il suo studio con tutte le sue modelle, un po' in posizioni, non ti dico come, però Domenico Cuttuso ha voluto riprendere un po' questo soggetto, un po' di Renato Cuttuso. Grazie Domenico Cuttuso. Prego, accomodatevi, grazie ancora. Katia Cirincione. Rita Gambino, Serenella Martorana. Eccola qui Katia Cirincione. Katia Cirincione di Monreale. Ah, di Palermo. Ah, bagherese, quindi terra di palermitana d'adozione, però bagherese di nascita. E Bagheria, lo sappiamo, è una terra che ha dato tanti ospiti, tanti artisti illustri nella nostra terra. Tu hai voluto rappresentare questo dipinto con la natura morta, una natura morta molto reale, molto realista. Molto, molto brava, perché hai voluto? La natura morta, diciamo, è un tuo genere oppure l'hai voluto fare appositamente per questo? Io di solito non dipingo della natura morta perché non amo i colori molto scuri. La caratteristica dei miei quadri è proprio il colore molto vivace, quindi se tu hai, appunto, come potete ben vedere, è una natura morta, quindi con delle arance però particolarmente colorate. Brava, grazie. Serenella Martorana, un'altra pittrice molto brava. Grazie, sono contenta di partecipare a questa mostra. Il mio quadro indica il caos. L'ho fatto dopo essere stata in un ufficio a Palermo. Grazie. Grazie Serenella. Sandro Di Stefano, Carmen Coppola, Letizia Mannina. Eccola qui Carmen Coppola, artista, anche lei che ha partecipato in diverse mostre personali, un'artista affermata in campo non solo nella Sicilia ma anche in campo nazionale. E Carmen Coppola è l'artista di questo bellissimo dipinto, un po' surrealista, o sbaglio? Il titolo è Presidio. Per favore silenzio, un attimo di silenzio che stiamo finendo. Il titolo dell'opera è Presidium, dal latino protezione, è una sorta di monito a proteggere quelli che sono i nostri sogni, al di là di ogni ostacolo, al di là del bene e del male. Ciò che, diciamo, in qualche modo lo mette in primo piano è il cromatismo dei colori acceso in netto contrasto con quella che è l'oscurità, appunto, dello sogno. Inoltre volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi, tutta la direzione, la dottoressa Chiarapici e Mauri Lucchese, per la mia presenza qui come referente anche del territorio catanese. Grazie. Grazie a te Carmen, premiamo Carmen. Letizia Mannina. Letizia Mannina ci ha fatto quel bellissimo... il nudo, sì, scusa. Bellissimo questo nudo. Cosa ti ha ispirato a fare questo nudo? Allora, questo è un nudo che rappresenta, è stato fatto in occasione di una mostra sulla violenza sulle donne. Questo è il riscatto, cioè la liberazione dal problema. Infatti è un angelo che si alza in volo.
dopo che diciamo ha risolto il suo problema di questa violenza familiare, eccetera, eccetera. Un tema molto attuale, purtroppo, da sempre. E infatti ci sono queste linee come di sangue che rappresentano la sofferenza, però è sorridente, tutti dobbiamo aspirare quando c'è qualche problema. Grazie, grazie Letizia, è un messaggio molto forte questo, che sicuramente dobbiamo sempre cogliere e dobbiamo sempre denunciare subito le violenze di questi uomini un po' possessivi, che non lasciano spazio alle donne, che certe volte poi si, purtroppo con questi episodi gravi. Grazie. E Sandro Di Stefano, con questi due bellissimi dipinti dei Paladini, una tecnica veramente molto bella, una tecnica che io ho appreso, tu hai partecipato pure a Capaci, a Palazzo Pino Calvello, che tecnica è questa di presa? La tecnica è digital art, praticamente viene disegnata su un corto elettronico, dopodiché naturalmente c'è tutta una cura nella stampa, perché bisogna trovare la calibrazione giusta, la carta giusta, però è digitale, ma con elementi molto semplici che sono quelli che possiamo usare quando dipingiamo, quando disegniamo, facciamo il quaderno. Corte di un paladino, naturalmente, cioè, la mia ispirazione è sempre la mia terra, però voglio dire, con le cose belle ma con le cose brutte, perché Corte di un paladino rappresenta naturalmente la perdita di certi valori che stanno scomparendo, quindi anche l'altro di conseguenza. La deposizione nel mio tempo è Cristo che scende dalla croce per tante anime che sappiamo perfettamente dove sono finite. Grazie Sandro. Devo dire che mi ha particolarmente colpito Morte di un paladino, e siccome rappresenta la Sicilia spero vivamente che ci sarà una mano, tra virgolette, che tirerà fuori questo paladino dal pantano che rappresenta la Sicilia per una rinascita della nostra terra. Va bene, grazie, accomodatevi. Adesso io, Maurizio ed io, premiare a Maria Tindera Sapienza, che ci sta aiutando tantissimo, la nostra valletta, eccola la valletta. Poi chiamo vicino a Maurizio e a me, chiamo Siciliando. Era... Siciliando? A chi? Eleonora Gambino. Io l'ho citata. Eleonora, certo, ma certamente. Ti ho citato, cara, ti ho citato. Prego, da questa parte, senza da passare davanti alla telecamera. Come ho citato più volte anche altre pittrici, e voglio ringraziare anche la presenza di Camillo Andretta. Va bene, prego Camillo, accomodati anche per te la pergamena. Camillo ad Andretta, Maria Tindara, Maria, Camillo Andretta, prego. A Camillo, ciao, eccolo, ecco a Camillo, grazie. Allora, parliamo un po' di questa pittrice. Eleonora Gambino, con questi due bellissimi volti, un po' sul tema dell'integrazione, dell'immigrazione. Ho voluto parlare dell'emigrazione, infatti questi due bambini rappresentano questi bambini che vengono messi nelle barche dalle madri per levarli dalla guerra, salvare la vita a questi bambini, mettendoli in una barca da soli, e questi arrivano qua spaesati, senza sapere cosa fare. Di questo ho parlato. Grazie Eleonora, ecco qui l'attestato, una foto a Eleonora per il marito. Grazie Eleonora, grazie della tua presenza. Allora io chiamo vicino a me Alessandro Petrillo e Rosalba Greco, Alessandro Petrillo, Rosalba Greco, dunque sono tutte e due palermitani, e lui è uno chef
pluripremiato internazionale e lei una pasticcera pluripremiata. Prego, Alessandro Petrillo e Rosalba Greco. Li premia, prego, Rosalba, Alessandro, eccolo Alessandro, prego, premia i due chef internazionali, Mauri Lucchese. Allora, ora Ficarazzi oggi. Grazie della vostra presenza, grazie. Grazie a voi, è un grande onore essere con voi, ma insomma ringrazio il direttore artistico Maurizio Lucchese. Giustamente col suo lavoro è una grande arte, valorizza la Sicilia, la Picasso di Arafici che si impegna sempre per questi eventi, questi programmi, insomma la Sicilia è terra nostra, bisogna valorizzarla. Grazie a tutti. Grazie Alessandro, grazie. Adesso io voglio premiare invece, a chi voglio premiare? Ma per l'impegno profuso nella promozione della nostra cultura, a Mauri Lucchese. Per l'impegno profuso nella promozione della nostra cultura, l'Associazione Agricoltori Riuniti. Agostino Cascio. Per l'impegno profuso nella promozione della nostra cultura, al presidente del blog con più di 10.000 like Ficarazzi oggi, Mimmo Bessone. E al carissimo Franco Bellanca, il server, perché senza di loro l'evento non sarebbe stato lo stesso. Grazie. Allora, vi ricordo che tutta questa trasmissione è in diretta su Facebook. Va bene? Un grande applauso. Facciamoci sentire. E il montaggio naturalmente poi verrà postato, questa Biennale di Sicilia, su YouTube, quindi la troverete su YouTube e dunque sarà visibile in tutto il mondo. Evviva! Allora, prego, accomodatevi. Non so se è presente Smile Travel. No? Andiamo avanti. Allora, questo pure per l'associazione Una Lotta per la Vita Onlus. Allora, dottoressa Piera Maria Loiacono e Salvatore Cangelosi. La dottoressa Loiacono è presente? È andata via. Allora, Maurizio ed io vogliamo premiare a Giovanni Artale. Grazie a Mauri, grazie a Chiara per l'opportunità, però io, scusatemi, vi rubo due minuti, perché mi aveva preavvisato, non sapeva se ce l'avrebbe fatta, però ce l'ha fatta. Vi sto parlando, poc'anzi ve l'avevo detto, che c'era stato un fotografo che aveva esposto al Louvre, che aveva esposto a New York, che aveva esposto nei posti più disparati, in campo fotografico e non. Sto parlando di Luigi Mirto, tra l'altro benemerito della fotografia della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. E allora Luigi ha presentato due scatti, io lo ringrazio, anche Luigi si è mobilitato appena io l'ho chiamato e per questo mi pregio di consegnare a Luigi l'attestato di partecipazione alla prima Biennale di Sicilia. Per notizia, le foto sono quelle in bianco e nero con i due sguardi, la famiglia e la bambina dietro al vetro. Velocissimamente un saluto, Luigi, perché devono continuare. Grazie a tutti, ti ringrazio di questo attestato di partecipazione.
sono felice di essere qui fra di voi. Non mi immaginavo questa grande presenza. Grazie a Giovanni e grazie a tutti i partecipanti. Grazie a Chiara e grazie a Mauri. Ora io e Giovanni invece premiamo a Chiara Fisci. Eccola qui. Un applauso a Chiara Fisci. Grazie. Ho lavorato benissimo con Giovanni Artale e con Mauri Lucchese. Continueremo con la Biennale di Sicilia 2020. Dunque, seguiteci su Facebook, va bene? Io vi auguro tante cose belle, va bene? Seguiteci sempre perché daremo notizie dei prossimi eventi. Concludiamo questa Biennale di Sicilia con le meravigliose note del maestro Giovanna Pia Ferrara, pensate, è un maestro d'orchestra pluripremiato anch'essa, prego, che ci seguirà delle note dolcissime che ci faranno sognare, che si sposano con questi meravigliosi dipinti e questi scatti fotografici. Allora, che dire, io vi saluto col mio inno, è un inno alla gioia, è un onore per le persone degne. Vieni Giovanni, e dunque vieni William accanto a me, prego, dottoressa Centina. Allora, chi si vuole fare la foto con noi, venite, chi vuole fare la foto con noi, e io al grido venite, attenzione davanti.